del tentativo di alienare un altro bene pubblico, che è appunto quello di Monteggi. Naturalmente questa nuova uscita, questa nuova ritrovata delle dichiarazioni di interesse ha, a nostro avviso, lo scopo di capire se ci sono acquirenti e perché vogliono acquistarlo, in modo da poter realizzare una variazione d'uso del bene, perché essendo questo vincolato all'attività agricola, chiaro che nessuno lo vuole, perché con l'agricoltura ci fai nulla, e quindi per impostare una ovvia variazione d'uso per accattivare l'acquirente, però impostata su misura dell'acquirente. Questo è, non sarebbe la prima volta, manifattura tabacchi, per parlare del primo caso che mi viene in mente, potrebbe istruirci abbastanza a riguardo. Questo, quindi, vi do questa notizia alle 3, se volete partecipare, bene, ve la potevo giustificare meglio. Dai, nell'ambito di un discorso che volevo tradurre all'atere di un altro discorso. Ora se, certo, siamo qui, ascoltiamo. All'atere di un altro discorso che era, che a questo punto cercherò di condensare per gli estremi, che riguardava il discorso della legalità, che è stato anche ripreso ultimamente, e che è un tema che a noi naturalmente tocca molto, che tocca varie esperienze come la nostra, perché le istituzioni di norma si fanno forti di una certa informalità o di una certa assenza di riconoscimento giuridico formale delle iniziative tipo quella di Monteggi per rifiutare un confronto e quindi trincerarsi dietro. Ora, a me le battaglie sui diritti francamente non mi sono mai interessate, giudico un discorso non molto alternativo, sicuramente non alternativo in termini radicali, quindi mi interessa poco, però mi interessa che un cambiamento, si è parlato, alcuni interventi hanno fatto accenno a un ribaltamento della concezione, no? Che in quest'ambito, per esempio nell'ambito dell'alienazione del patrimonio pubblico, ecco, questo tipo di ribaltamento io penso che noi dovremmo operarlo in profondità rispetto a, per esempio, a non vedere il patrimonio pubblico come qualcosa che viene alienato, ma come qualcosa che deve essere, è una nostra ricchezza alla quale noi dobbiamo partecipare eventualmente. Questo rivolgimento riguarda appunto il discorso della legalità e illegalità, cioè la nostra illegalità, per dire l'illegalità dell'associazionismo che in termini formali adotta dei comportamenti che vengano ritenuti contrari alla normazione vigente, puramente e semplicemente non esiste. Questo è un dato che non è che lo dico io, perché per scelta ideologica ho un'altra impostazione e quindi rovescio il discorso in termini ideologici. Questo lo dice la normazione riconosciuta dall'istituzione. Paolo Maddalena, Ugo Mattei e vari altri, ora cito i due che sono più simpatici, hanno ripetutamente, esplicitamente, e sono autorità internazionali in materia di giurisprudenza, hanno espresso in maniera inequivoca, vi posso, nel documento in risposta il sindaco Asini ha fatto varie uscite negli ultimi mesi, abbiamo virgolettato delle espressioni di Maddalena che parlava di noi, quindi sono proprio anche situate, in cui lui ribadisce che l'illegalità è eminente, è quella dell'istituzione, perché non rispetta nessun tipo di dettato costituzionale, nell'articolo 41 per dire con la finalità sociale della proprietà, nell'articolo 118 il principio della sussidiarietà, né tutti i vari articoli che accennano e affermano il fatto appunto che
che la proprietà istituzionale non è di fatto una proprietà, ma è un'amministrazione. Cioè la proprietà è quella dei cittadini che detengono la proprietà del bene pubblico a titolo di sovranità, questo è l'esplicito. Cioè questi puramente e semplicemente sono illegali nel momento in cui, tra le altre cose, ma voglio parlare solo di questo, nel momento in cui vogliono vendere e vendono il bene. L'alienazione a un amministratore pubblico per la Costituzione italiana, che ricordo non è una dichiarazione di principi, è una legge dello Stato, non una legge, la legge dello Stato, perché come citano in tutte le premesse dei libri di giurisprudenza il vertice della piramide delle fonti, ma così, questa è la legge dello Stato. Cioè Nardella, quando mi vende una manifattura da Vacchi o chi per lui, è illegale, commette un reato, non per me, per la sua normativa vigente, per quella che lui riconosce, è lui l'illegale. Cioè, voglio dire, noi se non cambiamo, se nella nostra testa non cominciamo a girarla sta cosa, che chiama in causa un altro discorso. Stiamo parlando di un personale politico che appartiene a una categoria che percentualmente è quella a più alto tasso delinquenziale in Italia, anche se per un gruppo ristretto di reati. Cioè qui stiamo parlando di gente che è la più delinquente in assoluto in Italia. E viene a dire a me che sono illegale. Viene a dirla a noi. Due. Terzo, come mai questi si possano permettere queste cose? Come mai si possano permettere queste illegalità? Perché nessuno gliela contesta. Nel senso che i pubblici ministeri, che per l'articolo 112 dello stesso testo costituzionale sono tenuti all'obbligatorietà dell'azione penale, non lo fanno. Cioè io qui sto affermando che la magistratura in toto, al totale, quotidianamente commette reati. Sono loro la categoria professionale a più alto tasso di delinquenza in Italia, perché commettono quotidianamente, più volte al giorno, reati. Questo specifico reato. O noi ce la mettiamo o ficchiamo nella testa sta cosa, o rimaniamo sempre subordinati, no? Rispetto a sto fatto, e comunque noi bisogna protestare rispetto a delle politiche che vanno contro determinati interessi nostri, quelli delle classi meno abbienti, delle categorie più svantaggiate. No, questo non è un discorso che noi abbiamo un'altra impostazione politica, ce l'abbiamo, ma non è quello il problema. Il problema è che questi sono al di fuori della legge, non la mia, la loro. E lo sono totalmente. Ora, o noi ce la mettiamo, perché non mi sembra che si sia molto implementata questa cosa a livello di chi protesta o chi osserva e giudica questi fatti. E ripeto, per me non vale la pena di farci, voglio dire, chissà quale battaglia, non è da quello, è stato notato anche qui, che il problema è quello dei processi sociali, voglio dire, di tantagonismo, di protesta. Comunque sono quelli che mettono in atto per i processi di trasformazione sociale. Però voglio dire, quello è che io sto esortando da diverso tempo, o anche a Monteggi stiamo esortando da diverso tempo a fare, è proprio un approccio diverso. E anche battaglie politiche da un punto di vista di approccio ideologico diverso. Io non voglio mettermi in una condizione di andare di fronte a un omicidio se è legale. Io. Ma stai scherzando o fai sul serio? Io lo voglio dire, te sei un delinquente, perché te voglio dire, appartiene a una categoria delinquente. Io mi vergogno a stare vicino a te. Capito? Temo di compromettere la mia reputazione, ma sul serio. Cioè, voglio dire, no. Dio, questo volevo, anche se con uno stile molto piano, mi avete notato. Sì, no, volevo illustrare insomma questo tipo di approccio, che secondo me va rivendicato, perché allora è finita insomma di essere subalterni rispetto a poi insomma altre cose avrei da dire, ma no, ora mi sono contentato di essere. Bene, datemi il 30 here.